Ok ragazzi, oggi parliamo di refeed, tema bellissimo, è bello quando si parlano di mangiare in questi video. Allora, volevo farlo con la carbonara, preparando la carbonara, però purtroppo me la sono mangiata ieri, quindi non sono riuscito a farlo. Vabbè, ci accontentiamo, quindi cerchiamo di capire che cos'è il refeed, come utilizzarlo, che vantaggi ci dà e soprattutto quando inserirlo. Prima di iniziare ragazzi, invito a seguirci sul nostro canale YouTube se non l'avete già fatto, ma soprattutto su Instagram sul quale siamo particolarmente attivi, quindi nelle nostre varie piattaforme. Detto questo, passiamo a parlare di pappa. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che cos'è il refeed. Prima cosa importante, il refeed non è una carb cycling, quindi non si tratta di una modalità di gestione e partizionamento di quelli che sono i glucidi all'interno della settimana, non si tratta di pianificare un picco di carboidrati all'interno della settimana e di scalare dalle altre parti, no, non è niente di tutto questo. Perché questo? Perché il refeed è un'aggiunta, un extra, ossia un aumento dell'apporto calorico, in particolare glucidico, pensato e operato in determinate circostanze, andando quindi sopra quello che è l'input calorico e glucidico settimanale. Ok, cerchiamo di capire quindi quando inserire questo refeed. Ecco, generalmente il refeed va inserito in un solo caso, ossia quando ci stiamo svuotando troppo, in altre parole quando stiamo perdendo troppo glicogeno muscolare. Mettiamo caso che stiamo facendo un mini cut o un periodo di definizione, ma vediamo che di colpo il muscolo si svuota. In allenamento non abbiamo più tanto pump, siamo tendenzialmente flat, quindi vuoti, non riusciamo a contrarre bene, non sentiamo neanche bene il muscolo. Per carità, sia chiaro, è normalissimo svuotarsi in un periodo di definizione, ecco. Però il problema qua è capire il quantum, nel senso, va bene che gradualmente avremo sempre meno pump, i muscoli saranno vuoti, però magari, ecco, già impostando una cycling avremo dei giorni in cui riusciremo a riempirci bene. Però generalmente se vediamo che la situazione sta sfuggendo in mano, in poco tempo siamo già vuoti, allora forse è il caso di andare ad inserire un refeed. Però per farlo ovviamente valutate sempre quello che è l'andamento del peso, della condizione, valutate quello che è lo specchio soprattutto, quindi la condizione in generale. Ora, detto questo, cerchiamo di capire come applicare un refeed. Primo punto, il refeed è prettamente glucidico, nel senso che volendo ricaricare quello che è il glicogeno muscolare, vogliamo andare a riempire il muscolo di carboidrati. Ora, una prima strategia è quella del refeed a tempo, ossia l'idea qual è? Quella di andare a inserire e a fornire dei carboidrati all'organismo gradualmente, con una certa cadenza. Quindi per esempio un 0,8 fino a 1 grammo di carboidrati per chilo di peso corporeo ogni 2 ore o 2 ore e mezza. In questo modo che cosa succede? Che io tengo sotto controllo quello che è l'andamento della situazione. Quindi per esempio mi alleno e inizio a immettere carboidrati nell'organismo. Quindi vado a dare subito un'ottantina di grammi di carboidrati, di nuovo 2 ore, 2 ore e mezza, un'altra ottantina, ancora 2 ore, un'altra ottantina e via discorrendo. E valuto gradualmente quello che è il mio aspetto, la mia condizione. Ecco, l'idea è quella di fermarsi quando inizia il cosiddetto spill out, ossia inizio a sì riempirmi gradualmente, ma a un certo punto inizio anche ad appannarmi, a tirare acqua a livello extracellulare. Abbiamo parlato poco fa nel video della ritenzione idrica. Ecco, in questi casi che cosa vuol dire? Che probabilmente il ventre muscolare già saturo non riesce a stoccare e immagazzinare più efficacemente i carboidrati e iniziamo in qualche modo ad appannarci, quindi non li gestiamo più bene. Può essere che il distretto muscolare sia saturo, quindi i muscoli siano semplicemente saturi, o più verosimilmente non gestiscono abbastanza bene i carboidrati, quindi è il caso di interrompersi e magari riprendere il giorno successivo, questo perché un refeed può durare anche 2-3 giorni. Ora, il secondo caso, la seconda modalità, è quella invece di utilizzare un refeed programmato, ossia decido di aumentare del 50% i carboidrati o di andare a mangiare un 300 grammi di carboidrati, 400 grammi, insomma, abbiamo una quota prestabilita e decisa in un determinato giorno, ok? E che sarà il mio giorno di refeed. Lo inserisco, valuto come va e se vedo che è il caso anche la settimana dopo di andare a inserire altri carboidrati, allora di nuovo replico, magari alzo un po' la dose, la quantità, la diminuisco, insomma, mi regolo di conseguenza. Stessa cosa se vedo che non mi riempio abbastanza, magari posso decidere di inserirlo lo stesso giorno. Diciamo che rispetto alla modalità precedente, quella del refeed a tempo, è un po' meno precisa come strategia, nel senso che vado a optare per un numero e mi aggiusto di conseguenza. Però allo stesso tempo è efficace, nel senso che se ci conosciamo e sappiamo bene o male quanti sono i carboidrati che verosimilmente riusciremo a gestire, allora va benissimo. Ora, dette queste due strategie, cerchiamo di capire come comportarci da un punto di vista di macronutrienti. Questo perché, come abbiamo detto, il refeed è prettamente glucidico, ossia il nostro focus deve essere quello di mettere carboidrati. Ma che cosa succede agli altri macros? Ecco, generalmente la prima cosa è quella di abbassare l'input lipidico, quindi dei grassi.
verosimilmente se è il caso anche di portarli a zero. Questo per due ragioni. La prima ragione è che quando optiamo per un metabolismo glucidico, quindi andiamo a dare carboidrati, andremo ad elevare l'insulina e in presenza di insulina i lipidi che circoleranno, ossia gli acidi grassi liberi, il corpo non li utilizzerà perché preferirà i carboidrati e quindi andremo a stoccarli in quello che è il tessuto adiposo, nelle riserve, ce li conserveremo e li metteremo da parte. Quindi ovviamente cercheremo di ridurre il più possibile gli acidi grassi liberi, quindi i lipidi, l'input di grassi. Ora ovviamente arrivare a zero è impossibile perché c'è una certa quantità di grassi indiretti, però possiamo semplicemente basarci sui grassi indiretti. Se facciamo le cose per bene possiamo scendere anche a 10 grammi, ovviamente è un qualcosa da tenere soltanto per uno o due giorni. Ok, seconda modalità è quella sì di tenere grassi indiretti, ma addirittura di togliere il più possibile le proteine, quindi portare alle proteine indirette. Qual è il vantaggio principale di questa strategia? È quella di cercare di veicolare tutto il quantitativo calorico che noi riusciamo a gestire, magari proprio per rimanere anche in una situazione di ipoalimentazione, cercando di darlo tutto a beneficio dei carboidrati. Tendenzialmente l'effetto sarà quello di riempirci di più e appannarci tendenzialmente meno. Quindi sì, sto parlando di mangiare prettamente carboidrati, quindi riso a crudo, così, a crudo no, riso cotto senza condimento tutto il giorno. Però ovviamente c'è un certo quantitativo di proteine indirette, il nostro consiglio in questo caso è di andare a assumere aminoacidi essenziali, quindi per esempio nell'ordine dei 30 fino ai 50 grammi, bene o male durante tutto l'arco della giornata, che è peraltro una strategia che utilizziamo molto sotto gara, nel senso che proprio per evitare un affaticamento da un punto di vista digestivo, di assimilazione intestinale, riduciamo gradualmente le proteine, aumentiamo gradualmente gli aminoacidi essenziali e tendenzialmente l'atleta gestirà le ultime settimane di preparazione meglio, si appannerà di meno, ricaricherà anche meglio e quindi avremo un'ottimizzazione del tutto. Quindi niente ragazzi, questi sono alcuni spunti per il refeed. Come ho detto, nel caso in cui vedete che c'è uno stallo del peso, che avete sbagliato le calorie, semplicemente impostate quella che è una carb cycling, rivedete il tutto, però nel momento in cui vedete che vi state svuotando decidete un determinato giorno di provare un refeed, quindi di aggiungere calorie quasi senza contarle, ok? Quindi non serve che fate rientrare il tutto nel bilancio calorico, proprio perché il vostro scopo è quello di ricaricare un attimo il muscolo e poi continuare col vostro periodo di definizione. Refeed può essere utilizzato anche in mini cut ed anzi non è raro, proprio perché da che vengo che il mio metabolismo in fase di iperalimentazione gira a manetta, subito scendo in mini cut e magari quel motore continua a girare e mi trovo a svuotarmi subito. Questo magari può essere anche dovuto all'aumento del cortisolo, proprio perché io personalmente suggerisco il mini cut in fase di scarico, quindi dopo l'overreaching, che mi porta a gestire male i carboidrati e quindi di nuovo l'aspetto del muscolo sarà tendenzialmente meno pieno e più vuoto. Però per questo ho parlato nel video sul mini cut. Io con questo vi invito a seguirci di nuovo sulle nostre piattaforme e tra poco uscirà ERA, il programma di allenamento per le ragazze, quindi state sintonizzati e iscrivetevi alla nostra newsletter che potrete trovare qua sotto con link in descrizione per ricevere poi quelli che saranno i codici promozionali e tutte quelle cose là per la promozione del programma, quindi stare aggiornati in generale su tutto quanto. Quindi detto questo, vi rimando al prossimo video.